Partita dura, nel senso che affrontiamo una squadra che ha necessità, obbligatorietà di vincere, perché poi oltre a noi ha un'altra gara dura che mi sembra che vada a Novara. E quindi ha bisogno di fare 3 punti. Non so come l'affronterà, non credo che faccia una partita da rimbaggio, anche perché perdere sarebbe per loro disastroso, e farà una partita attenta, giocano in casa, devono vincere e proveranno a vincere. Tutti i giocatori abbastanza in là con l'età, questo vuol dire che sono giocatori comunque di categoria, che hanno una certa esperienza e in queste partite magari sono cose importanti. È anche una buona squadra secondo me, è una squadra che è in salute perché sta bene, ho visto le ultime 2-3 partite, corrono, stanno bene, quindi guai a sottovalutarli perché ci attende una partita molto dura. Noi andiamo a Modena per vincere come facciamo dall'inizio a provare a vincere, come abbiamo sempre fatto, perché è la nostra indole, la nostra mentalità. E poi se saranno più bravi loro non la vinceremo, però la nostra idea è quella di vincere, noi non andiamo con l'idea di fare un punto, anche perché l'unica nostra certezza, come ripeto da un po', è che con 6 punti siamo terzi, quindi non dobbiamo badare agli altri perché c'è la possibilità che altre squadre, chiunque possa fare, cioè il Trapani possa fare 6 punti. E quindi noi dobbiamo badare a noi stessi e cercare di raccogliere il massimo che c'è. E il massimo che c'è vuol dire 6 punti. Vediamo se fare 4-3-2-1, 4-3-1-2, in base a quello potrebbe cambiare una pedina, non due massimo, non di più. Ma sempre. Ho tanti giocatori che stanno bene, Pasquato sta bene, Bruno sta molto bene, quindi vediamo.